Carissimi amici della Pagonotomia, buona festa degli ogni santi. E allora oggi, mischiando la tradizione europea alla tradizione americana, una natura spettrale. Spettrale perché, insomma, la festa lo impone e mi sono organizzato per tempo acquistando da Pinnacle Grooming, ecco qua, il sapone di Halloween, guardate qua. E fatto apposta, per che fosse arrivasse per tempo per oggi, con ovviamente il suo aftershave, guardate il suo aftershave, eccolo qua. Pinnacle Grooming, che mi ha già provato altre volte, e si caratterizza la presenza di tallo, quindi sapone talloato, come si dice in gergo, e il sentore di questa formazione di Halloween, eccolo qua, edizione speciale, limitata, e su un sentore di biscotto, zucca, un po' di cannella, secondo me c'è anche, dolce. Chiaramente ieri abbiamo fatto il caffè, oggi proviamo questo, Halloween. Spettrale, e noi non possiamo che utilizzare il grande pennello di Marco Rinaldi, il Peacemaker, eccolo qua. In questo caso si chiama Samael, questo qua. Guardate che bello, con un bel tasso. E montiamo il sapone nella ciotola di Rocco Contini, eccola qua, dove il pennello di tasso è stato bagno per 2 ore. Come rasoio, Gillette, questo è uno Slim Boy, mi pare che sia del 59, se non erro, ma potrei sbagliarmi. Siccome è una sbarbata che segue quella di ieri, uso una lametta delicata, una 7 Day della Tritt, eccola qua, perché chiaramente parla di un giorno, quindi non necessita. Poi vedete che questo brufolo sta andando via, ma non voglio tagliarmi. Anche il piccolo red point che ho fatto ieri, che qua apriamo la macchina da farfalla e regoliamo, e direi un 3. Si vede che è un 3. Non si vede niente qui. Comunque 3. Per stare sul soft, diciamo, no? Perché da un giorno non necessita di grandissime esposizioni. Ecco qua, 7 Day della Tritt, quindi una lametta da usare tutti i giorni, 7 Day, e forse al contrario, ve l'ho fatto leggere, vabbè, uguale. Mettiamo nel rasoio e serriamo, eccolo qua, perfetto, restaurato. Questo qua l'ho lavorato io, ho già anni che è nella mia collezione. Grandissimi rasoi Gillette Vintage. Allora, iniziamo l'impresa. Allora, siccome è un. Io ne prenderei una porzione. Ne prenderei una porzione e la inserirei nel pennello per montare poi in ciotola. Guardate come essere mangiata. Chiaramente il comportamento dei saponi con il tallow, che molti criticano, ma molti invece apprezzano. Qualcuno ha scritto: ma fanno male, non fanno male. Io non credo, perché facessero male, secondo me verrebbero, cioè, vietati. Invece, secondo me, non fanno assolutamente male. Però rispetto, diciamo, chi preferisce vegetale. Iniziamo un pre, diciamo, montaggio. Ecco qua. Stiamo iniziando a far, come dire, frizionare sulla ciotola, sui solchi della ciotola di Rocco Contini, che adesso andiamo a idratare, e vedete che qui inizia, idratiamo ancora un po', e più idratiamo
più la crema si fa importante. Monta chiaramente molto bene, perché il tallo su questo ha un vantaggio competitivo che è innegabile, uno può dire quello che vuole, ma monta molto bene. Poi adesso i produttori specializzati in saponi vegetali sono riusciti anche ad avvicinarsi veramente tantissimo alla potenza di montaggio del tallo, però questa rimane secondo me ancora un pelino più su, proprio ancora un pelino. Guardate che burro. Diamoci ancora un goccino di acqua e siamo a posto. Guardate che roba. Adesso io mi sciacquo il viso. E inizio con il mio peacemaker. Si sente subito in viso la densità della crema trallovata. Mettiamo sotto la ciotola per evitare i coli, come schizzi. Con questo tasso veramente morbido ormai, e questo particolare profumo di biscotto, di cookies. Dolcetto o scherzetto? Bagna caudale andrà benissimo, infatti sono contento per voi che non si sente l'odore dell'alito, che supererebbe di gran lunga, credo, quello del sapone dell'after. Iniziamo il pelo. Dicevamo Slim Boy settato a 3. Contrit 7 days. Chiaramente la datura molto agevole. Un giorno stiamo passeggiando. Anche se occorre sempre rispettare il rasoio e la lama. Ed è qui il taglietto di ieri. Che non deve riaprirsi. Zona baffi. Un po' si è riaperto, ma era normale, perché era stato fatto in un passaggio sbagliato in cui io ho mosso il rasoio in orizzontale e quindi ha tagliato, non è un red point, è un taglietto, e questo dimostra che si sbaglia anche dopo tanti anni. Errori che sono errori, questo è un errore. Il red point può anche essere semplicemente un incidente di percorso. Un taglio così, cioè un movimento anche solo minimo, come avevo fatto ieri, in orizzontale, determina un taglio. E questo è un errore. Quindi faccio mia colpa e
ne approfitto anche per condividere questa esperienza, che per fortuna è una stupidaggine, ma che non deve succedere più. Questo è quando uno si fa prendere dalla confidenza eccessiva. Bene, il pelo è andato, praticamente non c'è niente, facciamo anche un contropelo, onoriamo la festività. Sapone veramente protettivo. Ripeto, qualcuno ha scritto che non farebbe bene alla pelle, ma io dico questo. Tanto è modus in rebus, cioè non è che uno deve sempre usare quelli col tallo, no? Cioè, ma poi se ci fossero dei problemi di salute, è evidente che gli organi competenti agirebbero, vieterebbero, no? Magari, io quello che ho detto è che sicuramente non sono prodotti bio, ecco, però da non essere prodotti bio a essere prodotti nocivi ci passa di mezzo mare, eh. Quindi io sono abbastanza tranquillo. Ecco qua. Noi viviamo in un mondo in cui c'è un po' la moda del bio, che va benissimo, però non è che se una cosa non è proprio bio vuol dire che è nociva. Comunque, protezione eccezionale, montaggio anche, questi Pinnacle Grooming sono ottimi e hanno anche un prezzo tutto sommato corretto, cioè non è un prezzo esagerato, che non sono regalati, ma credo che la qualità non giustifichi il valore. Io le dico solo che ho comprato quelli in offerta, diciamo, con la combo, siamo sulle 30 sterline per sapone e demovarma. Mi pare onesto. Poi vabbè, c'è qualcosina perché ti devono spedire, ma mi pare onesto. Allora, qui veramente abbiamo fatto piazza pulita, ma anche perché era facile oggi, ragazzi. Facciamo le punte alle matite. Ecco fatto. Ancora un po' qua. E via. E via. Sciacquo il viso. Fredda. Non so che ora non ci andate a vedere questo video perché l'ho fatto tardi, perché stamattina ho dormito. Sono adesso le 10, meno 10. E vabbè, mi concederete di riprendermi dalla bagna cauda oggi, digiuno. Sciacquiamo gli attrezzi del mestiere.
Niente, è molto importante sciacquare bene il ciuffo, non si sono intervenuto il tallo, perché chiaramente il tallo è più, vedete che lascia, viene a sciacquare bene, più tracce del vegetale, più residui. Allora, iniziamo dal rasoio e dalla lama. Ottima accoppiata, per una rasatura quotidiana, 7 days vanno benissimo. Questo, vabbè, non ha bisogno di niente, cioè qua stiamo parlando di della storia della rasatura, stiamo parlando del Gillette Slim Boy, eccolo qua con la sua lama interna, uno dei rasoi, dei tanti rasoi che la Gillette ha prodotto in quegli anni, che sono eterni, sono tecnicamente perfetti, insomma. Già con un'esposizione a 3 offre una rasatura impeccabile. 7 days, come dice la parola stessa delle lame, sono lame da tutti i giorni, lame non particolarmente aggressive, però che vanno bene per chi magari vorrà testimoniare tutti i giorni in tranquillità, in serenità. Pennello, grande Marco Rinaldi col suo Peacemaker, eccolo qua, guardate che faccia, è un tasso veramente folto, ha fatto il suo mestiere con grande efficacia, e insomma l'abbiamo già provato, l'abbiamo già visto, e con i suoi bossoli, proiettili, insomma, ovviamente disarmati, disinnescati, come occhi. Prodotto con un particolare materiale che lui stesso utilizza, e fa tutto lui, insomma, fa del ciuffo chiaramente, e ottimo, veramente bello anche da vedere. Mettiamo un po' di barba, ecco qua, allora. Un bello splash di biscotto e zucca, di cookies, dolcetto, scherzetto. Scherzetti oggi non ce ne sono stati, quindi dolcetto. Piacevole, non brucia per niente. Chiaramente una profumazione molto estrema, nel senso che non è chiaramente tutti i giorni, però. Va bene, allora, diciamo, quindi ultima cosa da dire sui prodotti della Pinna Colunga. Allora, questa versione speciale Halloween, che mi sa che rivedrò il prossimo anno. Sapone si conferma come l'altro che avevamo provato, come... non mi ricordo più qual è la storia che abbiamo provato insieme. Comunque, il sapone si conferma, il The One ha provato insieme, si conferma ottimo, protettivo, facile da montare, insomma, con i vantaggi dei saponi tallovati. E anche un po', voglio dire, una questione personale, io apprezzo entrambe, non voglio fare il, diciamo, come si dire, il democristiano, come si dice, però apprezzo sia i saponi vegetali di grande livello, come ne abbiamo provati tanti negli ultimi tempi, sia i tallovati, che sono effettivamente particolari e danno una protezione eccezionale. Questo simpatico è una profumazione, niente di eccezionale, voglio dire, come non è che sia la profumazione del secolo, però simpatica per l'occasione, anche l'etichetta, sono un prodotto ad hoc per la festa. Bene, io vi ringrazio, vi saluto. E vabbè, c'è ancora intanto da menzionarla, perché se lo merita, la ciotola di Rocco, che è veramente una grande ciotola da barba, fatta veramente bene, prodotto artigianale pugliese, insomma,
ero contini, stiamo mica parlando di pizza e fichi. Va bene ragazzi, io vi saluto, scherzi a parte, vi ringrazio e vi auguro buona festa e ci vediamo, a Dio piacendo, settimana prossima. Buona barba a tutti.